Seconda domenica del tempo ordinario, Giovanni. L'Evangelo di Giovanni nel primo capitolo ci introduce subito. Giovanni Battista era ancora là. Sembra che questo Evangelo ci dà il testimone tra l'Antico Testamento, il cui Giovanni è fondamentalmente precursore del Nuovo, tra Giovanni e Gesù. Si apre proprio così il Vangelo. Giovanni Battista era ancora là, quasi questa scena, diciamo, di staticità, di fermezza. Mentre, dice, Gesù passava, mentre Gesù passava. Quindi vediamo questa, diciamo, questo contrasto tra Giovanni Battista, che rimane fermo lì, staticità, e la dinamicità di Gesù. Ecco perché oggi stiamo camminando per i patunti, no? Mentre Gesù andava, comincia il movimento divino, comincia la storia di Cristo, comincia questo movimento di Gesù tra gli uomini. È l'inizio della sua, possiamo dire, l'inizio della sua passeggiata nel mondo, l'inizio della sua introduzione vera e propria, della sua storia di Gesù all'interno del mondo intero. E dice che mentre Giovanni era ancora lì con due discepoli, fissando lo sguardo su Gesù, bello, fissando lo sguardo, emblepo, questo verbo significa guardare dentro, guardare nell'intimità, guardare nell'interno, emblepo. Quindi Giovanni scorge proprio l'intimità di Gesù, guarda dentro e dice: ecco l'agnello di Dio. Però mentre Gesù passava, non è che lo ferma, dice: eccolo, cioè proprio lo indica, quasi a cedere questo testimone. È lui l'agnello di Dio, l'agnello immolato, l'agnello di Mosè. Ricordate bene tutta la simbologia, no? Che il cui sangue sparso sulle porte, no? Ha fatto sì che gli israeliti risparmiassero la strage dell'ultimo giorno prima della partenza, l'agnello del sacrificio di Isacco, no? Sostituito con lui. Insomma, Gesù è il Cristo che salva sostituendosi a noi. Fondamentalmente questa è l'idea. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che si sacrifica per noi, ecco colui che toglie il peccato del mondo, no? Bello questo emblepo guardando dentro. È la prima parola in assoluto che Gesù dice in questo Vangelo. Apre la bocca e dice: che cercate? Cioè, come a dire, ma siete sicuri che avete capito chi sono? Che cercate? Volete una felicità facile? Volete una vita tranquilla? Non so, volete andare al mare? Volete passeggiare? Volete fare? Cosa volete fare? Chi cerca? Ma avete capito chi sono io? Io sono il figlio di Dio, colui che per salvarvi dovrà morire, no? Chi cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro. Dove dimori? Pou menes, verbo meno più che dove abiti, dove dimori, cioè significa più che altro dove rimani, cioè, dove ti fermi, dov'è che tu stai fermo perché noi possiamo trovarti, no? Per farci capire, no? Quando ti fermerai? Mai, Gesù non si fermerà mai, si fermerà per pregare. Sì, tante volte l'abbiamo visto. E Gesù gli dice, non dice, non gli dà delle indicazioni geografiche. Lui dice: guarda, andate lì, girate a destra, a sinistra, poi andate, salite sul ponte, alla rotonda. No, Gesù dice: venite e vedrete. Ecco, per trovare dove Gesù rimane, bisogna cominciare a seguirlo, bisogna cominciare ad andare dietro di lui. Ed erano le 4 del pomeriggio, ci indica Giovanni, strano, no? Un'indicazione temporale che fondamentalmente dice che c'è sempre nella storia di ciascuno un orario preciso in cui incontriamo Gesù. E poi Andrea, fratello di Pietro, trova Gesù, dice: abbiamo trovato il Signore, ecco, l'abbiamo fermato, l'abbiamo trovato. E lì ritorna il verbo emblepo, Gesù. Fissando lo sguardo su Pietro, no? Emblepo, ancora una volta, guardandolo dentro, gli dà il nome della sua missione, Pietro, no? Tu sei la pietra fondamentale, da ora ti chiamerai, no? Cefa. Allora, vedete, comincia la storia di Gesù, comincia la dinamicità di Dio nel mondo che aspetta che anche tu continui a camminare insieme a lui. Allora guardate questa bellezza tra un Dio che ti fissa dentro, staticità, e tu che cammini con lui. Buon cammino a tutti!